Tra poco a Cucine da Incubo. Uno dei ristoranti tipici più prestigiosi di Long Island è a un passo dal disastro. Una discarica. Sta cadendo a pezzi. Qui c'è una puzza insopportabile. I titolari, madre e figlio... Devi essere un uomo. Ora chiedi scusa. Te lo sogni? Sono ai ferri corti. Prendi il comando. Non dire cazzate. Prendi il comando. O Gordon mi aiuta o è finita. Gordon ha soltanto una settimana. Dove sbaglio? Tocca il muro! Maiale! Ma la strada è tutta in salita. Li ammazzi! I pochi clienti che ha. Il capocuoco è arrogante. Alla malora. Il secondo cuoco fa l'indifferente. Che casino. Lo staff è disorganizzato. È tuo o mio, Diane? Questo è mio. E la cucina? Questo è disgustoso. È la più sporca che Gordon abbia mai visto. Guarda che roba. Non hai visto? No. L'ho mangiato! Gordon riporterà il Seascape agli antichi splendori? Questa è un'impresa. Se non vuoi gestirla come tale, allora chiudi, Non senza misure drastiche. Non c'era nulla di fatto in casa. Qui è la fine. Chiuso! Tra poco, a Cucine da Incubo. Islip, New York. Cittadina vivace e ricca di storia. Ma uno dei gioielli di questa località costiera, il Seascape Inn, è sull'orlo del collasso. I due titolari sono Irene e suo figlio Peter. Non c'è posto. E allora che se ne vadano, fuori dai piedi. Calmati. Se non c'è posto, chiudi la porta. Il locale è attivo dal 62. Siamo il più vecchio ristorante di tutta la città. Negli anni ruggenti, quando c'era mio padre, sabato sera potevamo arrivare a 300 coperti. C'era movimento, i clienti erano soddisfatti. Giravano un sacco di soldi, si lavorava con passione al Seascape. Lavoro al Seascape dal 1967. Era frequentatissimo. Da non credere quanta gente veniva qui il sabato sera. C'era sempre la coda fuori. Ora è come una discarica. Non dico più in giro che lavoro qui dentro. La disaffezione dei clienti dipende da molte cose. C'è chi si lamenta del tanfo di fogna. C'è sempre una puzza tremenda. Mi stupisce che ci venga qualcuno. Una delle ragioni del declino del locale negli ultimi due anni potrebbe essere che lo chef Doug non ascolta una sola parola di quel che dico. Non importa, se lo servo così mi va bene così. Lavoro da 38 anni. Ho studiato per questo. Arrivo da ristoranti di successo, molto noti. In cucina comando io. Chi ha problemi ne parli con me. Dico le cose come stanno. A chiunque e chiunque sia, nessun problema. Non lì dentro. Mi sembra molto semplice, no? Sa essere odioso. Siamo in ballo e balliamo. È pazzo. Mio padre in cucina era un tipo molto pratico e coi clienti ci sapeva fare. È morto due anni fa. La sua scomparsa è stata un colpo. Ho sentito il terreno mancarmi sotto i piedi. Per il locale servono tra gli 800.000 e il milione di dollari. Mi spiacerebbe chiudere, ma non so dove sbaglio. Ramsey è la mia ultima spiaggia e se non può aiutarmi, è finita. Non c'è tempo da perdere. L'edificio ha un secolo di vita. 40 anni fa il Seascape era il massimo da queste parti. Ora è a terra. Voglio capire perché. Che schifezza. Mamma. Salve. Benvenuto. Piacere. Ti chiami? Peter. Io sono Gordon. È altissimo. Non l'avevo mai notato. Mette un po' di soggezione. Mamma, Gordon Ramsay. Piacere. Sono onorata. E di che? Mi ha colpito molto. Un bell'uomo, alto, biondo, affascinante. Avessi avuto 20 anni di meno, ci avrei fatto sicuramente un pensierino. Ecco Marilyn, veterana del locale. Salve. È con noi dai tempi dell'apertura. Dall'inizio, quindi. Cioè, da quanto? Un po' dopo, dal 67. 67? Sì. Nascevo io. Forse penserà che sono troppo vecchia per stare qui. Se è così, rispetterò la sua opinione e me ne andrò. Tu sei lo chef? Doug.
Doug, piacere. È una minigonna o un grembiule? Cosa? Questo? È uno straccio. Ah, capisco. Gordon Ramsay che viene qui per me. È come un insulto. Vediamo un po' la sala. Bene. Ok. Tu gestisci il locale e tua madre ti aiuta. Sì. Parlami del Seascape. È come il Titanic. Una nave di lusso che affonda. Secondo me è gestito molto male. È piuttosto avara di complimenti. Visto che non mi ascolti mai, non sentiresti nemmeno i complimenti. Però, ora ho fame. Assaggio qualche piatto e poi ne parliamo. Certo. C'è altro che dovrei sapere prima di mangiare? L'ufficio di igiene ci ha dato 95, quindi il locale è pulito. Dove posso sedermi? A quel tavolo, è il migliore. Grazie. Grazie. Di nulla. Ero molto teso, mi sentivo le farfalle nello stomaco. Qui a esaminarmi c'è il miglior chef al mondo. Non senti un certo odore? Fulmine. Mamma. Ma è già tanto se viene qualcuno. D'accordo, cominciamo con tortino di granchio. Sì. Poi assaggio i ravioli di aragosta al pesto e il salmone affumicato dell'Atlantico. Pasto da maiale. Bene. Ho fame. Wow. È sincera. C'è una puzza. Scommetto che un incubo come questo è troppo anche per lui. Per chi è? Per Ramsay. Sì, d'accordo. Un tortino di granchio. Mamma mia. Sta cadendo a pezzi. Speriamo di mangiare bene. Ecco il tortino. Prezzemolo ovunque. Gesù. Il tortino si sfalda tutto. Come le pareti. Lo tocchi e si disintegra. Non è fresco. Devono cambiare il menù. Non è tortino di granchio. È tortino di me. Se lo mangio rischio la dissenteria per il prossimo secolo. Surgelato? Non credo. Dillo allo chef. Sì. Sa di surgelato. Ok. Grazie. Doug, questo tortino di granchio. Sì. È roba surgelata? Sì, certo. Infatti dice che sa di surgelato. Davvero? Sì. Fanculo. Surgelato? No. Prezzemolo. Collosi. Un gusto stranissimo. Non sono freschi. Il salmone affumicato è con gli spinaci saltati e il pesto? Sì. Cos'è? Quello è il pesto. È buono? Perché è servito a parte? Non ne ho idea. Lo trovo strano. Sì, di solito non è a parte. Viene servito sul pesce. Quando gli ho portato il salmone, ha avuto da dire sul pesto. Era esterrefatto, per così dire. Trovo il salmone un po' troppo duro e asciutto. Mamma mia. Ma come si può pensare di far pagare questa merda? Devi assaggiare i biscotti greci fatti in casa. Scommetto che non ne hai mai trovati di migliori. Chef Ramsay. Io e lui siamo molto simili. Mi piace. Sono biscotti energetici. Franco. Come fate a essere vivi? Stava soffocando. Io non ho parole, davvero. È incredibile. Tra poco, questo fa schifo. Gordon passa in rassegna il locale. Li uccidi, i pochi clienti rimasti. Ma quello che trova lo fa amaramente pentire. Guarda che roba. Non hai visto? No. L'ho mangiato! Peter e Irene, i titolari, ne pagano le conseguenze. Qui si chiude. Non c'era nulla di fatto in casa. Tra poco, a Cucine da Incubo.
Per valutare meglio la situazione e farsi un'idea precisa dei problemi che affliggono il ristorante, Gordon decide di assistere a un servizio serale. La zuppa di vongole ha un odore sospetto. Questo arrosto non mi sembra il massimo. È troppo piccante. Posso averne un altro? Certo. Problemi? È un po' freddo. Davvero è freddo. Freddo? Un peccato. Un vero peccato, cazzo. Molti clienti stanno reclamando. Urge un incontro con il titolare. Mi ascolti bene. Se pensa che sia una fregatura, faccia pure quello che vuole. Ma che gli prende? Non davanti a tutti. Ma cazzo, è incredibile. Mamma mia. La gestione dei clienti è deludente. Gordon dà un'occhiata alla sala motori del locale. La cucina. Doug? Sì? Il cliente dice che è freddo e se senti il piatto è vero. Non direi. Allora, i piatti sono freddi. Se il piatto è freddo, lo porti via lo stesso? Sì. Capisco. Quel che trovo porto via. Bella idea. Va bene. Non è freddo. Com'è che il prezzemolo si trova dappertutto? Beh, mi piace. È un mio tocco personale. Puzza! È prezzemolo secco. È una cucina un po' datata. Mettilo su tua moglie, ma non sui piatti. Non gli piace come cucino, ma questa è soltanto la sua opinione. Oh, mamma. Perché nessuno pulisce? Ho da fare. Roba da non credere. Peter, senti. Ma come cazzo fai a lasciar correre? Non li paghi per lavorare? Hanno appena rovesciato un pentolino di salsa. Perché non dici qualcosa per costringerli a pulire? Tanto il mio chef non mi ascolta mai. A volte lascio perdere. Come sarebbe? Pulisce il titolare. Peter! Peter! Arrivo! Hai capito quello che ho detto? Certo. Non ti ho detto che dovevi pulire tu? Lo faccio spesso. Non è quel che hai chiesto, ma... Ma che c***o? Posso finire? Mentre Peter lava per terra... Da quanto non pulite la cucina? Gordon capisce che la pulizia è un problema più grave del previsto. Prima che lo staff si prepari per il pranzo, Gordon conduce un'ispezione molto accurata in cucina. Oh no. Cos'è? Patate cotte al forno due volte. Le ho scampate, per fortuna. Guarda che roba. È lurido. Mamma. Da quanto non puliscono? Non ci credo. Che cos'è? È 10.000 volte peggio di quanto pensassi. C'è vita qui sopra. Mamma mia, che schifo. Una bomba batteriologica. Ecco qui i ravioli alla ragosta. Collosi. Hanno un gusto stranissimo. Freschi? Col cavolo. E io li ho mangiati. Le norme di igiene più elementari. Oh, santo cielo. È il pesto che mi hanno rifilato. Guardate che colore. Guardatelo bene. È ammuffito. È ora di pranzo. Gli chef sono pronti e i clienti in attesa. Ma arriva Gordon. Posso parlarvi un secondo? Ma certo. Da quanto voi due non date una bella occhiata in cucina? Io so che ogni martedì viene pulita. Mamma mia. Da quanto non pulisco? Irene, se non sbaglio, tu vantavi una certa igiene del locale.
L'ufficio di igiene ci ha dato 95, quindi il locale è pulito. 95 su 100? Sì. Secondo me non sai di cosa stai parlando. Vuoi venire a vedere? Sì, certo. Bene. È tutto a posto? Sì. Ora fermati. Charles, una pausa. Sapete quanto è sporca la vostra cucina? Sì. Come avete osato servirmi un pasto da questa cucina sapendo bene quanto è sporca? Non parlo solo delle superfici. Guardate qui sotto. Peter, per favore, dà un'occhiata qui sotto. Doug, guarda qui. Perché tenete la roba qui dentro? E la servite? Com'è possibile? Che un altro chef giudichi la mia cucina mi fa proprio incazzare. Crostini ammuffiti. Complimenti, li mangeresti? No. Diamo un'occhiata al congelatore. Vi vedo un po' troppo tranquilli per i miei gusti. Cibo per cani? È per il pesce. Per il pesce? Mamma. Quello veramente è per me. È per te. Non mangiarlo. Non mangiarlo, c***o. L'ho già fatto. L'hai già fatto? Senti un po'. È rancido. La parte esterna. Sei impazzito. Di fuori è già rancido. È maiale. Quella roba è mia. È roba che mangio solo io. Oh, santo cielo. Non mi aspettavo la sporcizia che ho visto. È seccante. Non c'è altro da dire. Sono molto delusa. E questo? Pollo alla valdostana. Non vi sembra già cotto? Semicotto? Grazie. Io non butto via il cibo. L'ho cotto il venerdì e anche il sabato. È normale. Li uccidi! I pochi clienti rimasti. E cosa hai da dire come titolare? Se parliamo di freschezza del cibo, è soltanto lo chef che ne risponde. Usciamo. Lo chef è lui, ne è responsabile. Portami il contenitore del pesto. Che cosa ho mangiato ieri per secondo? Salmone affumicato. Giusto. Con che salsa? La salsa era pesto. Vediamolo. Ecco. Non ho visto. Non hai visto? No. Meno male che hai gli occhiali. Per il pesto non ho scusanti. Sono mortificato, davvero. Mortificato. Senza dubbio. Non è il caso di ridere e di prendermi per il culo. Io ho mangiato questa merda. Che succede qui, Peter? Pensavo che me l'avrebbe fatto mangiare. Lavate ogni martedì? Oh, mamma, guardate che roba. E avete avuto il coraggio di raccontarmi che ogni settimana fate pulizia? Fanculo, adesso tocca la parete. Maiale! È disgustoso! Meglio chiudere. Prenotati? 20. Neanche per sogno. Prima voglio che puliate per bene da cima a fondo. Non esce neanche un biscotto da una cucina in queste condizioni. Marilyn? Marilyn? Sì? Non esce nulla dalla cucina. Ricevuto. Quando ha chiuso il ristorante è stato un momento difficile. Era tutto rosso in viso, l'ho visto arrabbiatissimo. Mando via i clienti che aspettano. Esatto. Spegni tutto. Si chiude, ora. Grazie per essere qui, ma Chef Ramsay ha deciso un giorno di chiusura. In tanti anni non mi era mai capitato di chiudere e mandare via i clienti. È stato imbarazzante. Non si mangia? Non stasera. Ma non pulisci mai? Non ho un attimo libero dalle 11 quando entro qui fino alle 18 quando prepariamo i tavoli. E che fai? Tutto quel che c'è da fare, tutti i giorni, da solo. Gordon Ramsay a volte si incazza senza alcun motivo. È impossibile pulire tutto, ma non lo capisce. Lo trovi divertente? Che c'è da ridere? Ma che cosa vuoi che faccia esattamente? Cosa voglio? Non so, che devo fare? Un po' di più di quello che fai ogni martedì, perché mi sembra che non basti. Non so se mi spiego. Ti muovi o te ne stai lì a fissarmi? C'è un problema. Non sai gestire lo staff. È quel che non faccio che ripeterti da chissà quanto tempo. Digli di stare zitto o di andarsene. Sbattilo fuori se non ti piace. Ti dice che devi essere un uomo. E anch'io aspetto che lo diventi. Dov'è la passione? Questa è tua madre. Dov'è la grinta? Tu gestisci un'impresa.
Sei fortunato. Non ho sporto querela per essere stato quasi avvelenato dal tuo chef. Non capita spesso che chiuda un locale, ma questo è proprio un incubo. Aperto? No, ora è chiuso. Dopo 24 ore di pulizie... Che differenza? È come dovrebbe essere sempre. È il quarto giorno e la speranza di risollevare le sorti del locale è in mano agli chef. Allora, faremo una vera specialità. Un piatto a base di branzino. Il ristorante farà onore al suo nome ripristinando il pesce nel menù. Pomodoro e basilico, ed è subito più buono. Lavoro da quasi 40 anni, non mi piace. Si mischia troppo. Prezzemolo. Se è così, non l'ascolto più. Faccia come vuole. Fresco e profumato. Ok? Facciamolo assaggiare a Peter e ad Irene. Irene, vorrei che lo assaggiassi anche tu. Salsa tartara fresca e profumata. Molto buono. È vero. Ne vuoi? No, grazie. Assaggia. Okay. Assaggia. No, grazie. Non ho assaggiato il pesce che ha preparato Gordon perché conosco bene il gusto del branzino. E se tu sei uno chef con quasi 40 anni di esperienza, perché non lo assaggi? Conosco il gusto del branzino. Doug, ultima chiamata. Non ne vuoi? No. Poteva assaggiarlo per pura cortesia. Nessuno ha mai rifiutato di assaggiare un mio piatto. Mi considero offeso. Gordon ha indicato la via. È ora che Doug e Charlie si mettano al lavoro. Bene, allora. Non mi interessa che la mia cucina sia come la sua, che il mio branzino sia come il suo. Che ci faccio qui? È bruciato! Che cosa fai? Ma cazzo, che gabbia di male. Neanche un pesce sa cucinare. Chef Ramsay è un tipo molto esigente. È cucinato da schifo. Mai vista una cosa simile. Alla malora. Non so come possiate sognare di definirvi chef. Dire sto. Ma cazzo, questo è proprio un incubo. Mi fa pensare. Non sa cucinare il pesce. E il capocuoco se ne frega. Una barzelletta. Ho visto quello che c'era da vedere. Il vostro capocuoco è pigro, sporco. Non dovrebbe stare nemmeno vicino a una cucina. Vi porterà alla rovina prima che possiate rendervene conto. Non ha nemmeno assaggiato quello che ho cucinato. In 21 anni come chef non mi era mai successo. Mi avete chiesto di venire qui a rimettere in sesto la vostra impresa. Ma non posso farlo. Con quei due in cucina. Tu devi prendere la più grossa decisione della tua vita. Da quando tuo padre è morto. Continuare a lavorare coi rami secchi, che ora ti ritrovi in azienda, o svegliarti, darti una mossa e fare il capo. Ora, c'è una sola cosa che voglio che tu faccia per me. Cioè che tu vada in cucina e chieda a Doug e a Charles di andare via. La pigrizia per Doug è un'abitudine. Non ha scusanti. Devi decidere. In quel momento ho capito che dovevo agire. Sei d'accordo? Certamente. Irene, tu che ne pensi? Per quanto sia spiacevole, fuori, licenziati in tronco. È quello che voglio sentire, è quello che vuole sentire. Non vanno bene per questo posto. Ragazzi, da domani è finita. Tutti e due licenziati? Sì. Sicuro? Sì. Ok.
Un po' me l'aspettavo dopo il disastro di stasera. Se sono un po' scosso, sì, direi di sì. È umiliante, una cosa tremenda. Davvero. Siamo al quinto giorno e il Seascape è ancora chiuso. Prima di risolvere il problema cuochi, Gordon deve riaccendere in Peter la passione. Questo esercizio ti servirà a lasciarti un po' andare. Rilassati e lasciati andare. Hai bisogno di sciogliere le tensioni. Cominciamo. Sul ring. Pronto? Resta agile sulle gambe. E poi, uno, due, bam! Tutta la forza sul terzo. Uno, due, bam! Urla se vuoi. Uno, due... Forza, forza, sacco di merda! Vai! Uno, due, vai! Non sta succedendo niente. Ti stai ancora trattenendo. Coraggio, colpisci! Ora va molto meglio, bravo! Ancora! Ancora! Forza! Non so cosa è successo, ma gli ultimi tre erano sempre più forti. Ho capito quanto sono idiota. In che senso? Tu sei stato sincero e io ti ho mentito. Sapevo che la cucina era sporca. Ho fatto quel che faccio sempre. Stare in pace e limitarmi al minimo. Non hai alcun motivo di limitarti al minimo. Colpa di mio padre. Non mi ha mai fatto un complimento. Fai schifo, mi diceva. Non combinerai mai nulla. Era un gran lavoratore. Ma se ne fotteva di suo figlio, che gli voleva bene. Ed è morto prima che potessi dimostrargli quanto valgo. Fallo adesso. Dimostra quanto vali. Coraggio! Ho dato la colpa a mio padre, ma è mia. Non posso usarlo come alibi. Coraggio! Forza! Dimostra quanto vali! Vai! Bravo. Mettiamo un ring al Seascape. Durante il chiarimento tra i due, la squadra di Gordon ha rinnovato il locale. Ciao a tutti. Entrate. Entra, Irene. Oh, my God. Santo cielo, non ci credo. Ti piace il colore? Mi piace come. Bellissimo. Rosso è un'altra cosa. Tutto un altro calore. Tutto nuovo. Lo trovo grandioso. Qui c'era bisogno di aria nuova e per fortuna ci ha pensato Ramsay. È di nuovo il Seascape di una volta. Con gli sgabelli. Ha il fascino del vecchio Seascape. Aspetta di vederlo pieno. È bellissimo. Marilyn, che ne dici? Ho salto indietro nel tempo per te. Non riesco a crederci, tu? No. Sono esterrefatta, davvero. Guarda le foto. La mia foto appesa alla parete mi fa sentire in qualche modo parte della storia del ristorante. Sto per piangere. È come se il vecchio Seascape oggi fosse rinato. Magnifico, davvero. Ascoltatemi bene. Stasera sarà il momento più importante della storia del Seascape. Stasera riapriamo. Sono emozionata e sono anche molto riconoscente. Non mi sarei mai aspettata una cosa simile, mai. Mi sento come in un sogno. Il nuovo Seascape elettrizza tutto lo staff, ma la cucina resta un problema. Salve, Scott. Setacciando i dintorni, Gordon ha trovato il capocuoco che sostituirà Doug. Prendi il toro per le corna e vai. Sì. A poche ore dalla riapertura, occorre mettere a punto il nuovo menù. Pomodoro e basilico. L'idea è preparare un piatto che abbia un gusto molto deciso e un profumo invitante. Basilico, non correre. Trova un ritmo. Sì, sono tranquillo. Non mi sembra. Bene. Ci sono alcuni piatti classici del Seascape un po' modernizzati. Ok? Vediamoli insieme. Tortino di granchio fatto in casa, salmone al pesto, pasticcio di vongole, calamari fritti, carne e aragosta. Ok, avete qualche domanda? No, è tutto chiaro. Trovo che sia un grande menù. Grazie al cielo. Mi piace. Menù e arredamento sono a posto. Ma ora Peter deve diventare un vero manager di sala. Peter Jean-Baptiste.
Lui gestisce il mio ristorante di New York. È cresciuto mangiando pane ai ristoranti. Vorrei che passasse un po' di tempo a darti qualche dritta. Devi raffinarti un po'. Che ne pensa di indossare una divisa? È un po' troppo. Beh, proviamoci per stasera. Non sono un tipo che sta molto dietro alla moda. Mi faccia vedere come gira fra i tavoli. In modo abbastanza fluido. Tutto chiaro? Tu fai così. Ecco come cammini. Sembri un cucciolo di rinoceronte. Prova ad andare più lento. Schiena dritta. Lentamente. Così. Bene. Prosegui. Bravo. Avremo 27 tavoli. Voglio dimostrare quanto valgo a tutti. A me stesso, allo staff, a mia madre, a mio padre. Dammi 30 secondi. Lottiamo per rimetterci in pista. È chiaro. Mio padre è morto 2 anni fa. Non posso più parlare con lui. Ma sento che mi è accanto. Basta. Come ti senti? Teso. Ultima spiaggia. Nuovo arredamento, nuovo menù, nuovo chef. E ora, io lo spero, nuovo capo. Che nome? Per la prima volta nella sua vita, quest'uomo si mette in gioco. Esce dall'ombra di suo padre e dimostra a tutti che può gestire il suo locale. Dallo a me. No, no, il telefono sta qui. Ma se qualcosa va storto, è nella... Stasera comincia una nuova era per il Seascape. Asciugati la fronte. Sulla foto più grande c'è mio padre. Gli farò vedere che ho il controllo della situazione. Menù nuovissimo. Assaggio il pasticcio di vongole. Prendo il branzino. Bene. Pasta primavera. Molte grazie. Lo staff è rivitalizzato dalla presenza dei clienti e dal nuovo aspetto del Seascape. Tavolo 5, per favore. Abbiamo i primi 10 tavoli. L'atmosfera è buona, sembra un vero ristorante. Peter deve solo prendere un po' la mano e gestire al meglio la sala. C'è da attendere ancora circa una ventina di minuti. Avevo un centinaio di clienti da gestire tutti insieme. Cerchiamo di capire quanto devono aspettare. Così non è il massimo, anzi, non va proprio. Finora non mi sembra che vada tanto bene. Peter, dobbiamo darci una mossa. Ora parlo con loro. Coraggio, vediamo di muoverci. La sala stracolma mette alla prova lo staff e il nuovo chef del Seascape. Pronti a portare in tavola? Presto! Non è mio. Bene. Sarà di Diane. Oh, mamma. Mi sto incazzando. Rischio l'infarto. Non siete abituati alla pressione. Coraggio. Come on. È il momento in cui il manager deve prendere il controllo della sala, perché altrimenti la serata finisce molto male. Gli ordini crescono, il servizio rallenta, la cucina non regge. Peter deve usare la frusta. La cucina è oberata, mi spiace. Un po' di pazienza, tesoro. Speravo che andasse magnificamente, ma non è così. Non esce quasi più nulla dalla cucina. Sto aspettando degli antipasti da un bel po' ormai. Mi dica. Al mio tavolo hanno fame. Che cosa hanno preso? Pasta alle cozze. Che ci vuole? D'accordo, glielo dico. Scott! Sì? Il tavolo 3 aspetta ancora. Insomma, sono qui ormai da un bel po'. Sono in fondo alla lista, devono aspettare. Facciamo una cosa per volta. Ho portato l'ordine da un bel po'. No, no. Quando lo porti, va in coda a tutti gli altri. Peter e lo staff sono abituati a fare a modo loro. Scott, se ordino un piatto, mi aspetto che tu lo faccia subito. Nessuno che dica loro quello che possono o non possono fare. Vengono qui e arraffano i piatti. È tuo o mio, Diane? È mio. È un po' frustrante. Mi sembra davvero una cosa elementare. Tenere sempre coordinate sala e cucina è compito di Peter. Irene sta perdendo la pazienza perché il figlio non prende l'iniziativa. Ehi, qualcuno prende quest'ordine? Colpa mia, scusa. Che vuoi?
Che cosa fai qui, mamma? Che cosa vuoi ora? Prendi il comando! Mamma, se continui a fare così, non crescerò mai! Sta zitto! È anche colpa tua! Mamma! Tu sei il capo, comportati da capo, prendi il comando! Basta! Prendi il comando! Tanti piccoli intoppi hanno creato un problema enorme. Stiamo facendo del nostro meglio. C'è gente che se ne va! Cerchiamo di capire dove Peter, che c***o fa. Voglio che stasera tu faccia un figurone, non sai quanto. Prendi il comando. Se certe cose non ti piacciono, fammi il favore di farti valere. Pensa a quella volta sul ring. Non voglio che tu sia un mostro orribile, ma devi gestire la tua attività. Gordon ha ragione al 100%. Devo dimostrare a me stesso, allo staff e a mia madre che ormai sono pronto a essere un capo. Coraggio. Ti chiedo una cosa. Parla. Un abbraccio. Un abbraccio? Certo, vieni qui. Grazie. Vado. Dammi un 5. Al lavoro. Ora ci penso. Bene. Ok, si riparte. So che va fatto. Qualcuno può incazzare, ma è così, mi spiace. Organizziamoci. Questo via. E ora lo rifacciamo. Al momento buono, la strigliata di Gordon sortisce l'effetto voluto. Ho mandato Jean-Baptiste in cucina a sollecitare la preparazione dei piatti per smaltire più in fretta i clienti in attesa. Prendi l'ordine, dagli un nuovo numero e spiega a Jean-Baptiste qual è. Marilyn comunicherà con te e io con Diane. Improvvisiamo un po'. Bene. Tu curi quei 4 tavoli e io questi 3. Da un occhio ai tavoli del bar. Bene, grazie. Eccoli qui finalmente. Così, Marilyn, brava. Mi sono sentito come agli inizi, quando lavoravamo con passione ed eravamo in crescita. Questa platessa è la fine del mondo. Considerando le condizioni in cui versava giorni fa, la riapertura del Seascape è un successo. Prego, sedetevi. Che serata. Solo pochi giorni fa abbiamo chiuso il ristorante. Abbiamo un nuovo chef da oggi. Non era affatto facile. Ottimo lavoro. Sento che mio figlio ha preso il controllo della situazione e ne sono davvero molto felice. Ora conoscete la strada. Per migliorare. Ma per me, chi c'era questa sera, tornerà di sicuro. Sì. E tu non devi smettere un momento di curare la tua attività. Sì. Nei giorni seguenti, Gordon mette a punto con il nuovo chef il menù. Solo prodotti freschi forniti da rivenditori locali. Sei uno dei ristoratori più fortunati al mondo ad avere il pesce fresco sotto casa. E per rafforzare il legame col territorio, dà vita al torneo annuale di zuppa di pesce presieduto dal sindaco della città. Signore e signori, benvenuti al Seascape. Il retrogusto piccante mi piace. Buono. Originale. Vince Joe Berini. Bravo. Vi invito a tornare e ad assaggiare il nostro menù serale. Scott, il nuovo chef, rimette la cucina in sesto. Non fare quel tavolo, c'è prima questo. Tortino di granchio, 2 ostriche. E Marilyn rinnova uno degli antichi pasti del Seascape, dessert flambé al tavolo. Buono. Il locale è vivo, sorridono tutti. Buono? Oh, magnifico. E se ce ne sta ancora, chiedetene ancora, ok? Ultima cosa, ma non meno importante, c'è una madre che finalmente ha stima per il figlio. Bene, cominciamo. Verranno in 6 per una festa. Ok. Vai via stasera? Sì. È incredibile quel che è riuscito a fare. Mi ha insegnato a svegliarmi e a essere un capo. Amore e sostegno. Ti voglio bene. Grazie. Grazie per tutto. In gamba, eh? Certo. Su, d'accordo. 1, 2, 3. Bravo. Sono molto grata a Gordon Ramsay. Non dimenticherò mai che ha messo anima e cuore nel mio locale. Ci ha salvati. Gordon ha riportato il Seascape alla gloria di un tempo, ma Peter, poco dopo, ha accettato un'offerta molto vantaggiosa e ha deciso di venderlo.